E ciao a tutti Colors e benvenuti in un nuovo video, il primo video ahimè del canale. Motivo per il quale sono molto molto entusiasta perché l'ho visto praticamente in tutti i canali possibili di lifestyle, se così possiamo dire, tranne nel mio, quindi era un rimedio veramente urgente. E andiamo alle vostre domande, me ne sono arrivate un po'. Mi aspettavo un po' più di curiosità da parte dei nuovi, ma pazienza. Grizzly mi chiede, io una domanda te la faccio, è di quelle cattivelle, hai mai riciclato un regalo? Attenzione, non un semplice regalo di Natale, compleanno, eccetera. Io intendo un regalo ricevuto da un ex partner. Allora, caro Grizzly, se possono andar bene i regali da parte di qualcuno con cui c'è stato del pamper pam pam pam, non posso dire altro altrimenti YouTube si emoziona. Allora sì, non ho riciclato un regalo, ho venduto un regalo al modico prezzo di 5 euro di uno con cui sono stato a letto praticamente una volta e poi non ha voluto continuare, mi ha trattato male con delle scuse veramente assurde. E questo regalo era una roba geografica assurda su dei posti assurdi di cui non mi interessava minimamente perché io sono disperato in geografia, non sono bravo, non mi ricordo le capitali più complicate, ma soltanto quelle che se non le sai devi tornare alle elementari. E l'ho venduto a un ragazzo tramite Facebook alla modica cifra di 5 euro. Francesco del canale Pop Culture, tutte le anime della cultura pop che vi invito a visitare, mi chiede: hai mai provato a fingere di essere uno straniero facendo anche finta di non comprendere una sola parola di italiano? Allora, io credo di essere l'unico rosso sulla faccia della terra che non si è ancora divertito a far finta di essere inglese. Però, in compenso, ti voglio raccontare un aneddoto analogo di quando sono stato scambiato per inglese. Motivo dei miei capelli. Ero a Lourdes, prima che diventassi pagano, ovviamente. Stavo facendo la fila per fare il bagno delle fonti dell'acqua di Lourdes. Un freddo boia che chi me l'ha fatto fare? E un ragazzo che poi dopo 5 minuti ho scoperto essere italiano mi ha chiesto se stessi bene in inglese. Siccome sto ragazzo era biondo, abbiamo peccato di pregiudizio entrambi. E io ho risposto in inglese pensando che fosse di un non meglio precisato paese anglofono. Salvo poi il momento in cui questo ragazzo mi ha sentito parlare in italiano e mi ha detto: ma sei italiano? E io: sì. Spero che il mio aneddoto ti abbia soddisfatto e fatto sorridere. Turtle, Turtle, Alfa Omega, di cui non so il nome, quindi vi dovete beccare il nickname, mi chiede: hai mai completato un puzzle da 1000 o più pezzi? Allora, cara, il mio problema è che mi piacciono i puzzle, ma non sono paziente, tranne per determinate cose. Ed ecco, i puzzle non rientrano tra quelle cose per cui io sono paziente. Mi sentivo un come si dice? Mi sentivo tipo un pioniere dei puzzle quando a 7-8 anni completavo quello di cui qua da ben 35 pezzi, ma 1000 più, proprio no. La mia zia Mirella, del canale Ricette Risate in pochi minuti, mi chiede: hai mai fatto finta di ridere ad una barzelletta che non avevi capito? Forse sì, nel senso che a me in generale non piace far rimanere male le persone, no? E sì, forse mi ricordo due o tre volte aneddoti in cui mi sono messo a ridere praticamente meccanicamente, solo che l'altra persona, che stupida non era, mi ha risposto 2 secondi dopo chiedendomi: ma l'hai capita? E io: no, me lo puoi spiegare per favore? Solo che ti ho visto ridere e mi è venuto da ridere. Sara del canale L'angolo degli accani mi chiede: riguardo alla domanda per il prossimo video, hai mai subito una scenata da parte di qualcuno in un luogo pubblico?
Ci stavo pensando questi giorni, però non mi è venuto in mente, sono sincero. Non mi è venuto in mente perché probabilmente questa cosa dipende da un paio di fattori. Ossia, il primo è che purtroppo da circa 10-11 anni la maggior parte della mia vita si consuma nel virtuale e le persone non hanno più voglia di conoscere. Ma probabilmente c'è anche un fondo di abilismo in questa cosa, nel senso che in generale le persone non vedono vie di mezzo con i disabili, cioè o brutali da fare male o talmente falsi che una banconota da 5 euro stampata in modo sbagliato è meno falsa di queste persone. Quindi ancora mi manca, però è quella serie, quel genere di cose che non vuoi aggiungere alla lista. Fermo restando che è una domanda molto interessante. Oh, il mio amico Enzo, Enzo Rapacciuolo, che non solo è il suo nome ma è anche il nome del canale, mi chiede: hai mai provato a cantare una canzone classica napoletana? Assolutamente sì. Ci ho provato chiedendo ogni volta scusa ai napoletani perché ho sempre paura di sbagliare. Però ti devo dire la verità, nessuno mi ha reclamato, quindi probabilmente ho fatto un buon lavoro. Mi dispiace che non le trovo, però se per caso lo dovessi trovare, allegherei un pezzettino, ma non credo. Non so più dove siano le mie cover. Renato del canale Renato SMR, super rilassante, passate dal suo canale, mi chiede: hai mai riso così tanto da avere i crampi alla pancia e le lacrime? Quasi. Ci sono andato molto vicino, nel senso che, allora, una cosa un po' buffa della mia malattia è che non riusciamo proprio a controllare quello che scatena la risata. Il che magari a volte può essere anche noioso, però immaginati, essere in compagnia di una persona o guardare, non so, anche un video che ti fa fare una grassa risata. E a volte i crampi alla pancia no, però comunque i muscoli della pancia un po' si sono smossi, quello è successo. E le lacrime sì, cioè non sono arrivate ai livelli di mia nonna che una volta stava piangendo, però è successo di doversi togliere gli occhiali o comunque asciugare gli occhi se gli occhiali non li avevo su, dalle lacrime che non erano venute fuori dal ridere, quello sì. Poi abbiamo una coppia con lo stesso nome, peraltro, proprio destinati a stare insieme, Daniele e Daniela. Partiamo con le domande di Daniele, del canale Daniele DS3, che me ne ha fatte un sacco e io sono felicissimo. Hai mai tradito? Non so se si può definire tradimento, però ve lo racconto, mi autodenuncio. Stavo per dire una parola emozionante per YouTube. C'è stata una parentesi molto lunga con una coppia poliamorosa che non si è mai voluta dichiarare. Io mi sentivo l'ultima ruota del carro, non parlavano mai di me. Forse la gente immaginava, ma nessuno doveva sapere. Ed è stato così che, non sopportando tra l'altro anche la loro gelosia, quando la cosa non era ancora chiusa, sono finito a fare pen 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 con un mio amico. Loro lo sanno, ma io l'ho sempre negato. Rieccoci, le campane sono finite. E continuiamo con le domande di Daniele. Hai mai fa fatto finta di essere qualcuno? Sì. Mi sa che dopo c'è una domanda analoga, quindi per ora ti dico solo sì e dopo la approfondiremo. Hai mai fumato? No, perché ho sempre temuto per la mia salute. Però alle superiori, credo in prima, ho ricevuto l'offerta di una sigaretta. Soltanto il fatto che me l'avesse avvicinata mi ha portato in apnea, per cui immagino. Poi mi fa un altro blocco di domande, Daniele, un grande. Hai mai avuto minacce? Una volta un ex amico di 1,50 m a fatica mi ha detto che mi avrebbe spaccato le ossa soltanto perché avevo scritto su Facebook del suo orientamento sessuale non credendo di fare outing, quindi non credendo di fare niente di male.
un'altra volta c'è anche il video di questa cosa. Un'altra persona mi ha minacciato di denuncia per il video sul Money Slave. Quindi sì, purtroppo. Hai mai giocato a videopoker? No. In sala giochi io giocavo ai giochi da bambini, proprio probabilmente lo farei ancora. Hai mai dormito da uno sconosciuto? Soprattutto nel mio periodo universitario, quando non si sa come mai si rimorchiava di più, adesso è un lontano ricordo. Daniela, la compagna di Daniele del canale Il mondo di Danielita 92, e io che mi impiccio. Mi dice sì, partecipo, mi fa piacere. Hai mai vinto all'otto? Io no. Però quando c'erano ancora le lire, quindi avrò avuto tipo tra gli 8 e i 12 anni, non mi ricordo, mia zia mi disse: Riccardo, dammi dei numeri perché così gioco all'otto. E io mi ricordo che le diedi 20, 30 e 71. Non so dirti le ruote perché sono passati 8 miliardi di anni. Uscirono 20 e 71, se non sbaglio era su tutte le ruote, ora che ci ripenso, e vinse la cifra di 64 mila lire, che ovviamente non mi ha dato neanche da lontano col binocolo, perché ero piccolo. Hai mai baciato un tuo amico? Per amico, cioè, intendi, non lo so, tipo un'amicizia di tanto tempo che poi è diventata qualcosa di più? Credo di no, perché quando mi piace una persona difficilmente riesco a trattenermi anche se non la conosco, quindi se è così che intendevi, credo di no. Altrimenti non lo so, spero di aver risposto alla tua domanda. Hai mai sognato di essere ricco come CR7? CR7, per chi non lo sapesse, è tipo il nome da battaglia di Cristiano Ronaldo, lo so perfino io che non lo seguo il calcio. So che CR7 ha un discreto patrimonio, beato lui, che ha devoluto in grosse parti in beneficenza, e questo gli fa molto onore. Detto questo, sì, ti rispondo di sì, è ipocrita chi dice che i soldi non fanno la felicità. In quanto si può essere pure soli e poveri, quindi non sono sicuramente i soldi che ti rendono solo. In compenso ti aiutano a fare un sacco di cose, quindi sì, l'ho sognato e lo sogno tuttora. La prima cosa che farei sarebbe andare a vivere da solo senza aspettare principi azzurri o di qualsiasi altro colore. Ragazzi, guardando dai commenti mi fa capire che le domande sono finite. Però, se pensate che io abbia saltato la vostra, mi raccomando, fatemelo notare. Per quei pochi eletti che guardano il video fino alla fine, volevo scusarmi perché le mie notifiche non funzionano più. So che è un problema che accomuna molti di voi, e per questo motivo vi invito, come faccio sempre alla fine di ogni video, qualora l'iscrizione non dovesse bastarvi, di seguirmi sui benedetti social. Sono su Instagram, sono su Facebook. Quindi chi non ha Instagram, perché magari non sa che foto mettere e non ha voglia di fare Instagram o quant'altro, può trovare in descrizione qui sotto la mia pagina pubblica di Facebook, dove potete seguirmi e dove pubblico ogni video metto su questo canale. Spero che il video vi sia piaciuto, spero di aver risposto a tutte le vostre domande. Datemi idee per i prossimi video perché ne ho bisogno, e se siete arrivati fino alla fine, commentate con hashtag io ti seguo, e dopo l'ambulanza e le campane anche l'aereo. Vi saluto, alla prossima, ciao.